Allora, comincio con una ninfa che ho utilizzato e va molto bene per la pesca sia della trota che del temolo. Però, appunto, come dicevo, ho ottenuto degli ottimi risultati anche sul temolo. E è molto buona, essendo una mosca scura, per situazioni di acqua velata. Utilizzo un Amo 2IQ J14, una pallina del 2,5 in tungsteno slotted argento. Comincio con il fissarla utilizzando della filanca. Alzo un pochettino il taglio e vado a fare dei giri sotto il taglio della pallina, fissandola. In questo modo non avremo problemi di movimento della pallina. Comincio a dare un po' di conicità con la filanca e a questo punto prendo il filo di montaggio. Il filo di montaggio è il Nano Silk, un 30 denari. Questo è un 18-0, molto fine, resistentissimo e ottimo per fare qualsiasi tipo di mosca, ninfa, ma soprattutto per le secche, proprio perché è molto fine, si possono fare parecchi giri di fissaggio senza dare troppo volume al corpo. A questo punto prendo del galloppardo, vado a pareggiare le piume, strappo l'eccedenza e prendo una decina di fibre per formare la coda. Dopo faccio un paio di giri sotto la coda per alzarla, così. È fisso. Taglio l'eccedenza, prendo del filo del tinsel argento, vado a fissare. Piuma di fagiano nero, prendo 4-5 fibre, non di più, 4, le fisso per la punta, le vado ad avvolgere in questa maniera, bloccandole con il dito per evitare di andare a sovrapporle una sopra l'altra. Fisso, drizzo un po' l'amo. E adesso vado ad avvolgere il tinsel in senso antiorario. Lo fisso facendo dei giri con il filo di montaggio intorno al tinsel e lo vado a chiudere. A questo punto prendo del Cool de Canard, se si riesce ad avere quello selvatico, che non è molto grosso, si può usare anche una sola piuma. Vediamo questa. Ed avvolgerla direttamente senza stare a spettarla in mezzo al filo. Prendo un giraecos, adesso sto preparando una nuova linea di attrezzini. Questo è un prototipo simile a quello della CF, che va molto molto bene.
e vado ad avvolgere, a fare un paio di giri. Fisso, e posso tagliare con una lametta. A questo punto tiro tutte le fibre indietro e vado a cambiare il filo. Potevo partire anche con il filo bianco, però usando una piuma nera, ho usato un filo nero, cambiare il filo ci vogliono veramente 2 secondi. Utilizzo sempre del Kevlar, questo è il Power Thread a 50 denari, e prendo dell'Ice Dubbing rosa. Allora, e prendo dell'Ice Dubbing rosa. Per come cera di montaggio io uso la Loon, la Hi-Tech, che reputo essere prodotto migliore per formare i dubbing. Lo vado ad avvolgere sul filo. Perché ho cambiato il filo e ho messo quello bianco? Perché se avessi usato un filo scuro, quando la mosca si bagna, inevitabilmente si vede il filo di montaggio scuro che ho messo, di conseguenza va a alterare il colore chiaro che voglio creare sulla mosca. Faccio il nodo di chiusura, taglio e la mosca è pronta. Adesso voglio mostrarvi bene come faccio i miei dubbing, i miei cordini. Allora, prima di tutto, questa è la colla, ripeto, ne ho provate tante, sono arrivato a questa colla e la uso oramai da anni. Ha i tac della Loon. Allora, il segreto è quello di dare torsione al filo con 3 dita, pollice, indice e medio. Io vado a fare questo movimento, poi non lascio il filo perché sennò tornerebbe indietro, torno indietro con le dita, vado avanti con il pollice e continuo il mio cordino in questa maniera. A questo punto, se io lascio andare, ovviamente il cordino tornerebbe indietro e si disferebbe. Quindi devo dare la torsione al bobinatore nello stesso verso di rotazione del filo di montaggio finché il filo non si muove. Quando il filo incomincia a muoversi vuol dire che ho dato tutti i fili che ho precedentemente dato alla torsione del filo di montaggio, in questa maniera. Facendo questo tipo di montaggio si potrà notare benissimo che non ha bisogno di essere spazzolato il dubbing, perché risulta essere molto molto vaporoso. Adesso vado a, non deve essere troppa la colla ovviamente, a usare un materiale più rigido che è l'ice dubbing. Così vado in torsione, ovviamente il materiale deve essere preparato vaporoso. Do i giri al bobinatore, comincia a girare, quindi ha preso tutti i giri e vado ad avvolgerlo. Così. Un altro materiale molto ostico da montare è l'orecchio di lepre. L'orecchio di lepre è molto fine, con non tantissimo sottopelo. Quindi metto la mia cera sul filo di montaggio, apro il mio dubbing,
lo appoggio al filo e vado in torsione. E ho creato il mio cordino di dubbing. Se voi vedete, io posso anche muovere, però il dubbing è rimasto sul filo di montaggio senza cadere, e questo comunque ha risultato molto vaporoso. Vediamo un altro materiale, una piuma di marabù. Vado a tagliare questa parte. La apro un pochettino, la appoggio e la torsione va a prendere le fibre di marabù. E anche qua, se voglio, poi vado a strappare quelle troppo lunghe. E ho ottenuto il mio dubbing di marabù. Ovviamente adesso sto utilizzando del Kevlar, quindi molto resistente. Se si utilizza un filo normale, bisogna spesso e volentieri andare a dargli la torsione al contrario, perché a furia di avvolgerlo, diventa molto meno resistente e si va a rompere il filo. Mentre col Kevlar questo problema non si ha. Adesso, come ultimo materiale, prendiamo del cul de canard. Prendo una parte, così, la appoggio al filo e in 2 secondi ho preparato un dubbing cul de canard. Molto sottile, molto fino, e poi se si vuole ovviamente farlo un corpo più voluminoso, basta ripetere l'operazione o appoggiare più, come si dice, più fibre al filo, e poi lo posso tagliare e ottenere un bel cordino, un bel dubbing compatto e galleggiante allo stesso tempo. Adesso faccio la classicissima bianca e marrone. Cosa molto importante, utilizzo del floss, della filanca bianca, e vado a fissare la pallina in questa maniera. Quindi vado a far entrare la mia filanca dentro il taglio della pallina, della slotted, e incomincio a dare una conicità al mio artificiale. In questo modo, come si può vedere, la pallina è completamente fissata. Prendo del fino bianco, e per fare questa operazione bisogna utilizzare la filanca bianca, perché poi il torace sarà fatto in nymph body dubbing bianco, quindi dovrò utilizzare una base e un filo bianco. Prendo una piuma di gallina, vado ad aprire le fibre come al solito, così, le fisso, della cera, e uso il Nymph Body Bianco Dubbing Brown Gold per fare il corpo. Questo è il dubbing originale che ormai ho fatto da tanti anni, proprio per creare questa mosca. Do la torsione al bobinatore.
e un po' di conicità, arrivo quasi fino alla pallina, lascio solo un piccolo spazio e adesso metto il torace, che è sempre del Nymph Body Dubbing bianco. Controllo che ci sia la giusta quantità, se ne voglio mettere ancora un pochino. Preparo un nuovo cordino. A questo punto vado a fare e chiudere il filo di montaggio. Prendo il Glow Bright, il numero 5, e per tagliarlo io non uso le forbici, perché usando le forbici rimane sempre un baffetto che rimane al di fuori, quindi lo taglio con un bisturi o con una lametta da barba. Faccio il mio collarino con l'annodatore. E taglio. Vedete che è perfetto, non si vede alcun taglio. A questo punto vado a finire e a lucidare il mio collarino con l'Attac. Io uso questo. Non è l'Attac che si trova al supermercato, ma è quello industriale, il 401, ed è molto più potente e essica anche prima rispetto all'Attac normale, che ho messo dentro il calamaio provvisto di colla per mettere il lago sporco di colla per non lasciarlo sul tavolo. Metto un paio di goccine, queste due goccine durano almeno un paio d'ore senza che si essichi tutte le volte e non si sa mai dove metterlo. Ovviamente se si ha un morsetto con la punta che gira si riesce a fare l'operazione molto bene. Per avere il collarino bello lucido l'operazione andrebbe fatta un paio di volte, cioè si fa asciugare la prima mano di vernice di Attac e poi la si può ripassare. In questo modo rimane proprio il collarino bello lucido e sembra plastificato. Adesso faccio un perdigon. Questo è un amo che è nato apposta per fare i perdigon, è la serie 303. Questo è un 12, ma come si può vedere potrebbe essere un 14 di un amo normale. Ha un gambo corto e un gap molto aperto. Ho usato una pallina normale, non slotted. Vado a fissarla sempre con della filanca bianca. Taglio. Io per ormai tutte le mie mosche uso il Kevlar, non uso più, quasi più il filo di montaggio normale, perché mi dà più sicurezza nel montaggio, non si rompe, è molto fine, quindi posso fare e posso fissare le piume molto bene senza dandomi la possibilità di fare qualche giro in più, e quindi oramai utilizzo solo questo. Prendo la mia piuma di Coq de Leon aperta, strappo le fibre, 7-8 fibre,
Adesso prendo il glitter thread, che è questo prodotto che va molto bene per fare qualsiasi tipo di perdigon. È molto semplice, un materiale velocissimo da montare, da utilizzare. Do una conicità. Ovviamente ogni giro che io faccio per l'avvolgimento, come vedete, è una torsione che prende qualsiasi tipo di filo. Quindi dopo aver fatto un po' di avvolgimenti bisogna cercare, se lo si vuole rendere ancora piatto, perché questo è un filo piatto, di svolgerlo, quindi di dare dei fili contrari a quelli che ho preso per l'avvolgimento. Come vedete gira, io gli do un po' di giri al contrario e il filo ritorna piatto. Adesso lo vado a chiudere in questa maniera. E con il Globe vado a creare un torace. Così. Annodatore. Adesso, se voglio fare la classica schiena con lo smalto nero, devo per forza di cose mettere della colla cianacrilica, dell'attac insomma, sulla parte che andrò a verniciare con la colla nera. Perché se io non facessi questa operazione, il tessuto, praticamente il Globe o la filanca, qualsiasi altro tessuto, andrebbe ad assorbire la mia colla di color nero, marrone, di un altro colore che non sia trasparente. E il risultato sarebbe veramente orrendo, perché non riusciamo ad avere la nostra schiena perfetta e compatta. Si attende un attimino, o se no se ne preparano una decina, quello che è, gli si mette la colla e poi si riprende con la colla nera e l'essiccazione della colla naturale. Allora, io utilizzo questa colla, la Gulf, questo è il brown e poi la Classic per il rivestimento. Perfetto. Allora, ho messo appunto la mia colla colorata, brown. Come si può vedere, essendoci sotto la colla, non è stata attirata dal tessuto. Alcuni secondi, l'asciugo. E con la colla trasparente. Vado a finirla. Allora, i materiali che si possono utilizzare per i perdigon sono veramente
sono veramente tantissimi. Si può usare la filanca, si possono usare materiale tipo questo, Buzzer Wrap, che sono delle piattine trasparenti. Poi si possono usare dei tinsel piatti, insomma, si può veramente usare tutto quello che si vuole, anche perché poi viene comunque verniciato e diventa tutto uniforme. Ecco, su questa base si può, ripeto, costruire veramente tanti modelli di mosche. Basta cambiare i colori, basta cambiare le tonalità. Sono mosche che affondano velocemente perché non hanno alcun pelo che fa attrito. E sono molto usate adesso. A me piace come ninfa, la uso ma non ci abuso. A me piace ancora la ninfa classica, la Fisentai, la bianca marrone, insomma, piume fatte con piume o peli di scoiattolo, insomma, comunque con materiali naturali. Però bisogna dire che in determinate situazioni risolvono molti problemi. Preparo la costruzione di una sedge, io la chiamo la sedge bagnata. Utilizzo dei Doiku 301 del 12, filo di montaggio nero, nano silk 18-0, che è Kevlar, taglio l'eccedenza. E vado a preparare il corpo. Tanto preparo il cordino con la colla e vado a preparare il corpo col del Pearl Hair Plus. Questo è un verde oliva. Apro un po' il materiale e vado a preparare il mio cordino. Se voglio fare un corpo leggermente più grosso, non faccio nient'altro che preparare un'altra cordina, un altro dubbing e avvolgerlo sopra. Come vedete, con questo tipo di montaggio del dubbing rimane sempre un corpo molto vaporoso. Adesso prendo una piuma del fianco della Germana femmina, questa. Possibilmente dobbiamo trovare una piuma che sia regolare sia nella parte destra che nella parte sinistra, che sia simile. Tolgo la peluria e vado a tagliare la parte centrale in questo modo. Prendo meno fibre. Questa è la quantità corretta. L'appoggio e la fisso nei pressi dell'occhiello e a questo punto tengo giù le piume così e la vado a tirare. In questo modo si andranno a chiudere e a formare l'ala della seggiola. Se voglio tirarla ancora un pochettino, si chiuderanno ancora di più, come si può vedere. Le fisso bene. Così. E vado a ultimare la mosca con una piuma di pernice scura.
pulisco dalla peluria. Avvolgo. La piuma, un paio di giri sono più che sufficienti. La fisso bene e vado a portare tutte le fibre all'indietro. Come potete vedere, con questo filo, essendo un 18-0, sto facendo tantissimi giri, ma la testa rimane sempre molto fine. La mosca sarà ben fissata, però posso tranquillamente fare tutti i giri necessari per chiudere bene la mosca. Con un ago vado a fissare il nodo di chiusura con la colla cianacrilica. Questa è una mosca che io utilizzo molto sia in fase di schiusa, perché volendo la si può tranquillamente far galleggiare con dei sali o con del mucilin, oppure la uso in dropper, nel senso che rimane comunque una seggia negata in tandem con una ninfa, e devo dire che è una mosca che rende veramente bene. Poi la si può fare con un corpo chiaro, con un corpo giallo, con un corpo arancio addirittura, che vedo che alle trote, soprattutto nel periodo estivo, piace molto, però anche con la piuma chiara, non è obbligatorio, però se si vuole una mosca abbastanza scura si utilizza la pernice scura o la beccaccia addirittura. Allora, adesso faccio una seggia in parasciutta. Preparo questo cordino che mi servirà anche per fare le code delle red tag. In questo caso lo uso per fare il ciuffo della parasciutta. Ho preso un pezzo da 70-80 cm, un metro, e lo doppio a seconda di quanto grosso vogliamo fare il ciuffo o la coda della nostra red tag. A questo punto faccio un nodo. Così, e in questo modo io avrò creato il mio ciuffo, o addirittura, andando a tagliarlo e a pareggiarlo, posso creare il mio codino della red tag, e vengono ovviamente tutti uguali perché sono tutti della stessa sezione, della stessa dimensione. Quindi, filo di montaggio, il nostro 18-0, il Kevlar, vado a montare il mio ciuffo per la parasciutta, fisso bene. Adesso prendo una gocciolina di Attac e gliela do solamente alla base del ciuffo, lo raddrizzo e lo vado a indurire con dei giri di filo di montaggio, in questo modo. Questa operazione viene fatta perché poi ci semplificherà molto l'avvolgimento della nostra piuma.
necessario farlo ancora un pezzettino, appena appena, così. Così avremo tutta questa parte rigida, come si può vedere, e servirà, come ho detto, da base per avvolgimento del nostro ECOS. Allora, uso un filo di rame dello 0,10 molto fine, lo vado a fissare. E prendo una piuma di fagiano, 5-6 valvole. E vado a formare il corpo. Tolgo l'eccedenza e avvolgo il rame in senso antiorario per andare a fissare la piuma. Ok, adesso prendo dal Cul de Canard due piume e comincio a formare la mia ala. Vado a raddrizzare. L'eccedenza. Capriolo. Io preferisco il capriolo al cervo perché lo reputo un pelo più morbido, meno ispido rispetto al cervo e riesco a lavorarlo meglio. Lo vado a pulire dal sottopelo che ha, pareggiapelo. Vado a misurare la lunghezza che dovrò usare per fare l'ala. Lo taglio perché avendo davanti il ciuffo, se non lo tagliassi, avrei troppo pelo e farei veramente fatica poi a tagliare tutte le eccedenze. Controllo che sia montato bene, che sia dritto. E a questo punto incomincio a formare il torace. Il torace lo posso fare, questo è un mix che ho fatto io, che è del pelo di scoiattolo con dentro dell'ice dubbing UV. Allora, un piccolo trucco per far abbassare adesso l'ala in capriolo è quella di portarla tutta indietro e passargli sopra con un paio di giri non molto stretti di dubbing. In questa maniera, come si può vedere, l'abbiamo abbassata. Adesso prendo un collo di gallo, questo è un whiting naturale.
un blu Dan, un grigio. La posiziono vicino al nostro ciuffo e la fisso. Adesso faccio ancora un piccolissimo cordino di dubbing per andare a rifinire poi il torace. Così. E vado sopra alla parte che ho fissato la piuma. E adesso cominciamo con gli avvolgimenti, che andranno fatti una spira sotto l'altra. In questo modo. Fissiamo molto bene la piuma. Tagliamo e facciamo il nodo di chiusura. A questo punto raddrizziamo un po' il ciuffo, sistemiamo un po' l'ecos, un goccino appena appena di colla per andare a fissare perfettamente bene il nodo di chiusura e la mosca è pronta. Questa è una mosca comunque che è molto leggera, in fase di lancio non gira assolutamente, non si mette a frullare perché ha queste ali che sono comunque molto leggere, c'è il decanara, c'è il capriolo, di conseguenza non va a prendere l'aria che la fa girare. Ed è una mosca che io uso spesso anche in drop, con una piccola ninfa, con la pallina del 2,5, massimo del 3. Galleggia molto bene ed è molto ben visibile anche nelle acque veloci. Vi presento un'altra sedge, utilizzo lo stesso ammo, un Duico 301, che sono nati apposta per fare le sedge. Allora, questo è un ammo, perché qualcuno me l'ha anche chiesto, che l'ha usato per fare delle ninfe, e vi dico, per fare delle ninfe non va bene, perché è un amo abbastanza elastico e su una preda di grosse dimensioni si potrebbe anche aprire, perché la ferrata che noi abbiamo con una mosca secca è completamente diversa rispetto alla ferrata che arriva al pesce quando si pesca a ninfa. Di conseguenza è un amo eccezionale per le secche, non è mai successo di aprire anche su pesci importanti questo amo, però lo sconsiglio per utilizzarlo per delle ninfe. Va bene per le sommerse come degli spider o la sedge annegata, ma per la ninfa direi proprio che non va bene. Allora, adesso prendo del capriolo, un bel ciuffo di capriolo. Possibilmente abbastanza, con delle fibre abbastanza lunghe, così la vado a pulire parecchio a pelo. Vado a togliere ancora qualche pelo in eccedenza. E vado un po' a fare già la misura della lunghezza che vorrò ottenere dell'ala. A questo punto, partendo da dietro, cercando di tenerle però verso l'alto, le vado a fissare.
la stringere molto bene e taglio tutte le eccedenze. Allora, le fibre le lascio sotto il corpo perché, essendo una fibra cava, aiuterà al galleggiamento della mosca. E seconda cosa, mi dà già la forma del corpo. Poi, per sicurezza, vado a tirare indietro le fibre per vedere se ci siamo con la lunghezza della mosca, dell'ala che comunque voglio ottenere. Ok. Adesso prendo due piume di Cul de Canard, questa è oca, li vado ad aprire e con questa pinzettina, che sono le nuove pinzettine di Swiss CDC, vado a prendere le due fibre, le due piume. A questo punto taglio le fibre vicine al calamo in questo modo. Con un ago vado ad aprire il mio filo così. E inserisco le fibre. Le allargo un pochettino, così. Vado a formare il cordino. Vado in rotazione col bobinatore. Se le fibre si sovrappongono, con un ago andiamo ad aprirle ancora, così, in questo modo. E cominciamo ad avvolgerle e a creare il corpo. Arrivati nei pressi della testa, ribaltiamo indietro il nostro capriolo e gli ultimi giri li facciamo andando a creare il torace della mosca. Nodo di chiusura, si fa la testa e la mosca è finita. Velocissima, semplice e super galleggiante. A questo punto, se vogliamo anche farla pattinare, possiamo tagliare le fibre sotto e rendere la parte sottostante piatta. Ecco qua. Questa è un'altra mosca leggerissima da lanciare, facilissima da lanciare, veloce. C'è qualche fibra che è andata sui lati, la possiamo tagliare. Veloce da eseguire e con la massima galleggiabilità. E comunque anche molto realistica. Sì. Adesso comincio a preparare una red tag. Questo è secondo me uno degli ami migliori in assoluto, è un jig con l'anello dritto, però fatto a jig, ha un gap molto aperto e devo dire il 302 SP è uno dei miei ami preferiti per costruire le mosche. Questo è della misura del 16. Come di consueto vado a bloccare la pallina, la rivolgo verso l'alto e con della filanca, in questo caso nera, la blocco, così, come potete vedere, non si muove più. Non uso il filo di montaggio perché sennò veramente ci vorrebbe troppo tempo per
per bloccare la pallina. Con la filanca è abbastanza spessa ed è di conseguenza molto veloce per il bloccaggio. Adesso vado a farle la mia coda. Come ho fatto vedere prima, ho preparato il cordino di Glow Bright. A seconda della grandezza della mosca posso utilizzare, adesso qua sono 8 fibre, invece di 8 fibre, se voglio fare una coda un po' più piccola, basta utilizzarne 4 in questo modo. E avrò tutte le mie code per tutte le mosche già pronte e uguali. Vado a tirarla leggermente. E l'ho fissata. A questo punto, per il corpo uso il Nymph Body Dubbing nero, che è un mix di coniglio lepre con del sintetico, quindi non avrò bisogno di mettere del tinsel per dargli lucentezze, perché c'è dentro già del prodotto sintetico che lo rende un corpo traslucido. Arrivo fino quasi alla pallina e prendo una piuma di Col de Canard. Allora, volendo posso tagliarla e andare a infilare il calamo dentro il taglio della pallina, dello slotted. In questa maniera. E gli do un paio di avvolgimenti. Tiro indietro le fibre. Gli faccio un giro sopra. Per abbassarle e vado a completare il torace con dell'Ice Dubbing UV Dark Violet. È un blu verde, a me piace molto perché dà un bellissimo contrasto, non è molto utilizzato e devo dire che mi ha dato degli ottimi risultati. Ne metto proprio un pochino. Non molto. Faccio qualche avvolgimento, poi lo stringo e vado a chiuderlo con l'annodatore. In questo modo non si vedrà il nodo di chiusura. Tiro leggermente e vado a compattare tutto il torace. La mosca è finita. Molto veloce e molto efficace. Fesentile. Fesentile è, io penso, un must, una ninfa che deve essere presente in tutte le scatole, in tutte le misure e in tutti i pesi. Si può fare sia jig, però questa presentazione e questo montaggio viene fatto con un amo normale. Questo è un 611 grab, ha la particolarità di avere la punta disassata, tipo i vecchi ami Musta di una volta, e devo dire che ha un'ottima penetrazione e non fa slamare veramente, fa slamare veramente pochi pesci, insomma. Allora, ci sono due opzioni. Ho usato una pallina non slotted normali. Se
Si potrebbe mettere del piombo se la si vuole appesantire un po' di più, fare un 6-7 spire di piombo dello 0,4-0,5, oppure incominciare a fare un sottocorpo e a creare la forma della ninfa con della filanca. Filo di montaggio è sempre del Nano Silk 18-0. Okay. La coda può essere fatta sia in gallina che in galloppardo. Io uso il galloppardo perché rimane molto imitativo e molto bello come prodotto, però se non usassi il galloppardo userei sicuramente la gallina e non il gallo, perché il gallo a mio giudizio è un gallo rosso, diciamo, o Blue Dan, a mio giudizio è troppo rigido. Quindi vado a disassare un attimino l'amo e gli faccio 2-3 giri sotto la coda per alzarla, per renderla parallela al corpo. Raddrizzo l'amo ancora e taglio l'eccedenza. Filo di rame, si può usare uno 0,10, uno 0,15, non eccessivamente grosso comunque. Vedete che con questo filo riesco a fissare qualsiasi materiale, ma essendo finissimo posso fare parecchi giri senza ad andare a spessorare troppo il corpo della mosca. Fisso la coda di fagiano, 5-6 fibre. E comincio ad avvolgerla. Posso andare anche tranquillamente un po' più avanti, tanto poi andrò, questa parte sarà ricoperta dal torace. Adesso avvolgo il rame in senso antiorario per andare a fissare la piuma di fagiano. La coda la sistemo un attimino perché mi sia schiacciata con le fibre. Perfetto. Adesso per fare il torace, la sacca alare, utilizzo il Magic Shrimp Foil Dark Brown o Brown, del colore che si vuole. Io non uso più il fagiano perché risulta essere molto delicato e spesse volte con i denti delle trote si va a distruggere, si distrugge la mosca, che a livello di efficacia in pesca, io ho provato a usarle con la parte sopra del fagiano rotta e devo dire che non ho avuto grossi problemi, ho catturato meno trota perché era rotta, però se si vuole avere una mosca a posto si possono usare anche dei materiali che risultano essere anche indistruttibili. Ok, la nostra cera. Deve star fermo. A questo punto uso dell'ice dubbing. Questo è un brown, ma si usa il color peacock, peacock black, a seconda del colore che si vuole dare al torace. Vado a aprire il materiale, a vaporizzarlo un pochettino. E formo il cordino per il torace. Ok. A questo punto voglio creare delle zampette. Prendo una piuma di pernice,
possibilmente regolare, sia la parte destra che la parte sinistra, e la vado a tagliare, il calamo a V, in questa maniera. Prendo circa 5-6 fibre per parte. In questo modo le vado ad appoggiare sopra e faccio un paio di giri senza tirare. A questo punto controllo che siano della lunghezza giusta e ribalto la mia sacca alare, così controllo ancora che siano ben posizionate. Al limite, non avendo tirato tantissimo, riesco ancora a sistemarle. E cosa importante adesso da fare è quello di prendere un goccino di attack e andare a sporcare il filo un paio di centimetri. In questo modo vado a fissare tutta la sacca alare e non avrò problemi al momento del taglio. Per essere sicuro metto ancora un pochettino di colla qua, dove andrò ad effettuare il taglio con una lametta, perché se io lo tagliassi questo con le forbici ci sarebbe, non riuscirei a tagliarlo proprio aderente alla legatura. Di conseguenza la cosa migliore è fare questa operazione. Se dovessi tagliare anche il filo di montaggio non avrei alcun problema, perché l'ho già incollato, quindi è fissato, e il taglio, adesso qua c'è un pezzettino lì, risulterà essere perfetto. Come dicevo, è già tutto fissato. A questo punto prendo il mio Glowbrite, lo fisso nella pinzetta per una maggior precisione. Taglio con la lametta e faccio altri due giri di chiusura, cercando di sovrapporli. Tengo con il dito il mio Glowbrite e chiudo. A questo punto, sempre con la lametta, taglio l'eccedenza, il filo. Come si può vedere, se l'avessi fatto con le forbicine si sarebbe visto il pezzettino, mentre in questo caso non si vede assolutamente dove è stato né fissato né tagliato. Prendo la mia colla e vado a incollare il mio Glowbrite. Se l'operazione viene ripetuta due volte sarà perfetto, perché la prima volta un pochettino, se se ne mette poca, il tessuto, il Glowbrite, tende ad asciugare la colla, mentre se si ripete l'operazione due volte sarà completamente lucida e plastificata. E la mosca è finita. Volendo, dopo che la colla è essiccata, si potrebbe usare della colla UV e si potrebbe andare a verniciare la schiena della, praticamente la schiena, la sacca alare. Adesso mettiamo solo una piccola goccina, appena, così,
distribuire. E così avremmo ottenuto un torace lucido. Presento un altro classico della pesca mosca, uno spider. Per costruire lo spider uso un amo 302 del 12. Questo è un amo dritto molto robusto, è un amo per fare ninfe, e fare spider o emergenti, comunque mosche annegate. È un po' pesante per fare ovviamente delle mosche secche. Uso il mio solito Kevlar Nano Silk 18-0. Prendo una piuma di gallina, vado ad aprire le fibre in questa maniera. Ne strappo circa una decina. E preparo la coda. Io le code le faccio circa lunghe quanto il corpo della mosca, quindi la sezione dell'amo, poco più lunghe, ma non molto di più. Allora, per fare il corpo uso della maschera di lepre Natural Brown, solito procedimento, materiale ben aperto, e lo vado ad avvolgere. Se io non voglio mettere il tinsel, posso tranquillamente utilizzare dell'ice dubbing color oro. Prendo qualche fibra e la vado ad avvolgere sul cordino che ho già preparato. Oppure prendo un mixer e mi faccio già il dubbing già miscelato, però se non voglio fare questa operazione, come si può vedere, il cordino è già avvolto del suo tinsel color oro e non ha bisogno quindi di altri avvolgimenti di altri tinsel. Rimane comunque molto vaporosa. Prendo una piuma di pernice naturale come colore, la pulisco indietro le fibre e avvolgo. Col filo, io avevo già fatto, anche se mi è scappato un mezzo avvolgimento, di conseguenza non mi si è disfatta la piuma. Tiro tutto indietro, la fisso bene. Adesso posso utilizzare, in questo caso uso dell'orecchio di lepre Rusty, però si può utilizzare comunque anche la maschera di lepre sempre color Rusty Brown per dargli un po' di contrasto, per farla diventare a due colori, perché è un po' la caratteristica del pettirosso, quello proprio di avere il torace color ruggine, color mattone.
Alcuni dubbing li ho preparati sempre o con la maschera, con l'orecchio di lepre, mixandoli con del Kul de Canar, sempre Rusty Brown, proprio per dargli ancora più morbidezza al pelo, al dubbing. Sono andato a svolgere, in questo caso in senso antiorario, per riappiattire il filo e faccio il nodo di chiusura. Goccino di colla per fissare il nodo di chiusura. La mosca è ultimata. Adesso vi faccio invece la stessa mosca, però emergente. E devo dire che è una mosca che mi ha reso molto e mi ha tolto da situazioni a volte complicate. E con gli stessi procedimenti, con gli stessi materiali, si può fare anche la ninfa. Basta mettergli una pallina in tungsteno. Utilizzo l'amo da secca, il Doico 301 del 16. Adesso invece ovviamente di prendere la piuma di gallina userò la piuma di gallo pardo. Vado a pulire le fibre morbide, apro e strappo le code. Va a imitare un po' una grossa fetta di, diciamo, di emergenti, di effimere, perché ha dei colori che si vanno a ritrovare in molte mosche che schiudano sui nostri fiumi. Prendo sempre una maschera di lepre. Natural Brown. Se gli voglio mettere un po' di luce, gli aggiungo un paio di fibre di Ice Dubbing color oro. Proseguo nell'avvolgimento in questo modo. Così ho preparato un cordino che ha un po' di luce. Prendo un paio di piume di Kul de Canard, color natural brown, le accoppio, e le vado a... Fisso e raddrizzo un po'. Orecchio di lepre Rusty Brown o maschera di lepre Rusty Brown, il colore però deve essere questo. Faccio un piccolo cordino. Gli do un paio di avvolgimenti dietro la piuma in modo di alzarla, due o tre avvolgimenti, e vado a ultimarla facendo il torace. Svolgo e vado a rendere ancora piatto il filo di montaggio. Modo di chiusura.
volendo si può anche andare a tagliare e a modellare l'ala se ci fa piacere, se no può rimanere il ciuffo. Ecco, ecco. E questo è il pettirosso emergente, una secca comunque. Ok. E tanto che ci siamo, facciamo anche la ninfa. In questo caso utilizzo il 644 del 14, che è un amo da ninfa grab a becco d'aquila. Prendo sempre, ho usato in questo caso una pallina del 2.8 non slotted, si può fare anche slotted, non c'è problema. Questa reputo che sia una ninfa che non deve essere appesantita troppo anche con il piombo, quindi vado a fissare la pallina e a dare già la conicità alla nostra ninfa con il floss. Coda, gallina, brown, bisasso un filino per lavorare meglio, bisasso l'amo, non lunghissima, lunga quanto il corpo al massimo della ninfa, ci faccio 3-4 giri sotto per alzare la coda. E riutilizzo gli stessi materiali che ho usato sia per lo spider che per l'emergente. Quindi maschera di lepre, natural brown, gli voglio dare uno spunto di tinsel di colore, di brillantezza diciamo, uso l'ice dubbing gold, prendo solo 3-4 fibre, non di più, li metto sopra e avvolgo anche loro in questa maniera. Vado avanti, torno indietro e ho creato una conicità alla ninfa. A questo punto posso utilizzare sia la pernice, si può usare sia quella chiara che quella scura, o una piuma di gallina. Questa è una gallina tinta Blue Dan. Tiro via una parte pelosa. La fisso bene. Pinzetta. Tiro indietro. Un po' le fibre, così. Ecco. Tiro indietro bene le fibre. Orecchio di lepre, rusty brown, oppure si usa la maschera di lepre rusty brown. Ancora un filino, faccio, creo un piccolo cordino ancora, che utilizzerò per fare il nodo di chiusura. Magari lo schiaccio appena appena con le dita e vado a creare il mio nodo di chiusura, in modo che
non si vede la chiusura con il filo. Ecco fatto.